Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Nel Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate pronti con le veste strette ai fianchi, le lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa li aprano subito. Beati quei servi che il padrone nel suo ritorno troverà ancora svegli, in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli, e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro». Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato, oggi martedì 22 ottobre 2024 festeggiamo San Giovanni Paolo II, Papa. Ed è bello fare questa memoria proprio durante la lettura del Concilio, della Sacrosanctum Concilium, visto che Giovanni Paolo II ha definito il Concilio il faro del suo pontificato. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 12 di San Luca, versetti 35-38. Continuiamo quindi la lettura del testo della Sacrosanctum Concilium. Siamo arrivati al numero 37. La Chiesa, dunque, il titolo del paragrafo è norme per un adattamento all'indole e alla tradizione dei vari popoli. La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune generale, non intende imporre neppure nella liturgia una rigida uniformità. Rispetta, anzi favorisce le qualità e le doti di animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò, poiché nel costume dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori. Essa lo considera con benevolenza e, se possibile, lo conserva inalterato e a volte lo ammette perfino nella liturgia, purché possa armonizzarsi con il vero e autentico spirito liturgico. Mi sembra molto bello questo numero 37. Che cosa ci dice? Ci dice che quando non c'è in questione la fede o il bene comune, neanche in liturgia la Chiesa vuole imporre qualcosa, non vuole una rigida uniformità. Quindi è chiaro che lo stile liturgico e quindi lo stile espressivo che viene anche dalla cultura del Kenya è diverso dal popolo del Canada, è ovvio, evidente, no? Sono proprio culture, tradizioni, sensibilità, storie completamente diverse. E ciò che viene fatto in Kenya è chiaro che ha senso farlo lì rispetto a doverlo fare in Finlandia, per esempio. Quindi, se non viene toccata la fede e il bene comune, il Concilio ci dice non è richiesta una rigida uniformità. Soprattutto se queste particolarità di un popolo rispetto a un altro non sono segni, espressioni o non sono legate a superstizioni ed errori. Ecco, allora va bene. Lo considera, dice, con benevolenza e se possibile lo conserva inalterato. La cosa intelligente è cercare di fare in modo che il tutto sia armonico, cioè che questi stili, queste particolarità tipiche di una nazione, di un popolo rispetto ad un altro, possono armonizzarsi in modo autentico e vero con lo spirito liturgico. Ecco, insomma, chi partecipa abbia proprio questo senso bello di armonia, no? Che, diciamo così, dove tutto torna, ecco, se possiamo usare questo termine, dove tutto torna, per cui il turista canadese che va a messa in Kenya troverà delle diversità, però troverà qualcosa di armonico, capite? E di facilmente collocabile, cioè dice, certo, per questo popolo ha
senso vivere alcuni momenti della Santa Messa in questo modo rispetto a noi che siamo in Canada, che abbiamo tutta un'altra cultura. Però la struttura generale e l'impianto fondamentale della liturgia è quello, deve rimanere quello. Numero 38. Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni. E sarà bene tenere opportunamente presente questo principio nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle rubriche. Allora, voi vedete che cos'è che emerge da questi numeri? Emerge un grande equilibrio e anche un grande rispetto. Molto bella questa cosa. C'è grande rispetto delle diversità, perché ci sono delle diversità che sono legittime, perché sono proprio delle singolarità, perché appunto riguardano il gruppo etnico, riguarda la regione, il popolo. Cioè, è chiaro, ci sono diversità che non sono negative. Ecco. Ora, vedete, siamo sempre le solite. Quando c'è da una parte un'intenzione buona, e quindi proprio per questa intenzione buona si vuole lasciare una certa libertà, una certa anche adattabilità, cioè, quando si dimostra una certa malleabilità, cosa succede? Succede che ci sono coloro che capiscono e applicano in modo corretto questa libertà, questa disponibilità, e ci sono coloro che ne abusano. È sempre così, è sempre così. Purtroppo ci sono i pastori, ci sono i mercenari. I mercenari sono coloro che tu apri la porta, loro la buttano giù. Quindi tu dai un dito e loro ti prendono tutto il braccio. Ma questo da sempre in tutto. Però questo non può essere poi attribuito come responsabilità a coloro che sono stati disponibili. No. Perché disonesti ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Ma non possiamo farci condizionare dai disonesti. È chiaro. Cioè, i disonesti sono disonesti, basta. Uno se ne prende atto. Poi ci sono i disonesti dei disonesti. Cioè, ci sono i disonesti che travisano e manipolano la disponibilità, la libertà che viene data per i propri fini. E poi ci sono i disonesti dei disonesti, cioè coloro che vengono dopo e che a motivo delle proprie ragioni ideologiche non vanno a dire gli errori che ci sono venuti a creare sono dovuti a coloro che in modo disonesto hanno manipolato la libertà, la disponibilità che c'era stata data con il concilio. No, vanno a dare la colpa di quanto di sbagliato c'è stato al concilio stesso, e questo non è giusto. Questo non è giusto. Se io do disponibilità e credibilità e libertà a mio figlio di gestire i suoi tempi per lo studio, e quindi non faccio il carabiniere, ma dico: io mi fido di te, quindi gestisciti tu come meglio reputi opportuno, e quindi non sto lì a contarti i minuti, le ore, quanto tempo stai seduto. E poi questo qui non studia, non fa il suo dovere, va a scuola e prende 3, la colpa non è del genitore. È perché tu sei stato... No, la colpa non è del genitore. Perché dentro a un consesso di persone cristiane, cattoliche, si pensa e si presume che dovrebbero essere oneste. Se non lo sono, loro sono l'eccezione. E la responsabilità è la loro. La responsabilità è del figlio, non del genitore, che ha dato questa disponibilità. Perché è così che si cresce, eh? Si cresce dentro una dimensione di fiducia. Non si cresce avendo accanto dei carabinieri o dentro uno stato di polizia. Lo stato di polizia non può essere lo stato normale del vivere.
capite? Sono in uno stato di emergenza. C'è la polizia nelle strade H24 che sorveglia gli incroci. 39. Entro i limiti stabiliti, nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui l'articolo 22,2 determinare gli adattamamenti, specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra, alle arti, sempre però secondo le norme fondamentali contenute nella presente Costituzione. Vedete? È quello che vi ho appena detto. Ci sono delle norme fondamentali. Poi, siccome il Concilio è ben presente che la Cina non è la Colombia, allora dice, certo, io vi do le norme fondamentali. Poi voi li dovrete un po' adattare, un po' il Concilio dire come deve essere la liturgia in Cina, come deve essere in Kazakistan, come deve essere a New York, come deve essere in Cile, come deve essere in Madagascar, stavano lì 100 anni a farlo. Quindi loro mettono giù l'impianto, no? Ti dicono gli elementi fondamentali che devono essere rispettati, poi come tradurli, in che modo farli comprendere, piano piano farli passare, com'è? Questo è compito di chi vive lì. Chiaro che se chi vive lì prende questa bontà, questa disponibilità, la prende per dire ok, va bene, qui faccio quello che voglio io, perché tanto mi lascio libertà di adattamento, ecco, questo vuol dire tradire il mandato del Concilio, perché il Concilio dice chiaramente che le norme fondamentali contenute nella presente Costituzione devono essere mantenute. Capite? Ecco. Io quello che voglio farvi comprendere è che non sto dicendo che nei documenti del Concilio è tutto perfetto. Vedete, ci sono alcuni che dicono come si scoprissero l'acqua calda, no? Alcuni teologi che dicono ma quello che è contenuto nel Concilio non tutto è perfetto. Ma innanzitutto stiamo parlando di un Concilio pastorale e non di un Concilio dogmatico. Primo. Quindi, tolto l'aspetto dogmatico, dove solo il dogma è intoccabile, irreversibile ed è perfetto, no? E quindi non si può più toccare perché lì entra in gioco l'infallibilità papale. Ora, tolto il dogma, è chiaro che ogni realtà umana e la realtà ecclesiale è umana, perché siamo uomini, siamo angeli, è perfettibile. Cioè, i padri conciliari, quando si sono riuniti, io credo che nessuno di loro avesse in testa l'idea ciò che noi scriveremo è dall'inizio alla fine perfetto, intoccabile, immutabile, irreformabile. No, cioè, hanno messo giù dei testi che, insomma, voglio dire, hanno cercato di fare del loro meglio. Ma a voi non vi è mai capitato di scrivere un testo, poi voi lo scrivete, lo leggete e dite, ah sì, perfetto, va benissimo. Poi passano 5 giorni, lo rileggete e dite no, questa parte non va bene, la devo tagliare. Poi passano altri 5 giorni, lo leggete e dice no, questa parte va ampliata, non è chiara, non va bene. Poi passano altri 5 giorni e dite, ma l'ordine dei capitoli non mi piace molto, lo devo risistemare. Poi passano altri 5 giorni e dite, ah sì, le note, sì, però scritte così non sono formattate bene, è meglio rimetterlo in ordine. Ma a voi vi è mai capitato? A me sempre. Per cui, se voi fate un esempio, a me è successo tante volte, scrivo un testo e dico, ah sì, questo testo di 7 pagine è perfetto. Alla fine di 5 mesi di revisione, le pagine sono diventate 50 e il testo è stato rivisitato 30-40 volte. Questo cosa vuol dire?
Vuol dire che la prima formulazione di 7 pagine era orrenda, schifosa, da buttare nel cestino, piena di imperfezioni. No. Cioè, vuol dire che siccome nessuno di noi ha la scienza infusa, quando scriviamo, poi è chiaro che le cose, nel momento in cui vanno su carta, poi è come se avesse una vita propria, no? Per cui col passare del tempo camminano, si muovono, non so come dire. E quindi aggiungi di qui, togli di là, sistema questo, sei partito con 7 pagine, sei arrivato a 45. Ma è così che si lavora. Se poi queste pagine tu le prendi come consiglio e le fai leggere ad altre 5 persone, lì c'erano più di 5 persone, le fai leggere ad altre 5 persone, è chiaro che 5 teste vedranno 5 cose diverse. E quindi il tizio ti dirà: no, ma qui è sbagliato, questa frase è incompleta, e quindi correggi quella roba lì. Quell'altro ti dice: no, ma guarda che questo pezzo è orrendo, è scritto malissimo, ma cosa ti è venuto in testa? Se dormivi, eri ubriaco, ma cosa hai fatto? No, lo devi rifare, e quindi cambia tutto un'altra volta di quel pezzo lì. Cioè, io con il mio dottorato non so dirvi in 3 anni quante volte l'avrò rifatto, tagliato, sistemato, aggiunto, messo, fino ad arrivare alla fine che ancora stavo per stamparlo, ancora c'erano degli errori, eppure l'avrò riletto 12 milioni di volte. Ma è questa la vita dell'uomo. Nessuno di noi ha la scienza infusa, neanche i padri del Concilio. Quindi è chiaro che noi oggi, dal 1965 ad oggi, che sono passati tot anni e il cammino teologico ha fatto il suo passaggio in avanti, abbiamo compreso tante altre cose, chiaro che oggi, leggendolo col senno di poi, noi diciamo: ah sì, questa cosa potrebbe essere detta meglio, ah sì, quest'altra qui, lì, insomma, non è molto chiara, quella, ho capito, ma è normale. Quelli che verranno tra 60 anni e leggeranno le cose che abbiamo scritto noi, ci rideranno in faccia, diranno: ma cosa hanno scritto questi qui? Ma per noi, perché dovremmo pur scrivere, no? Perché noi abitiamo in uno spazio-tempo, non abitiamo la quinta dimensione. Quindi oggi devo scrivere un testo. E scrivendolo è chiaro che è perfettibile. Che quello che viene tra 50 anni mi venga a dire: ah no, vabbè, non è perfetto, io rispondo: vabbè, che scoperta, hai scoperto l'acqua calda, lo so anche io che non è perfetto. E così noi non possiamo fare questo ragionamento sul Concilio. Adesso noi ci mettiamo qui in cattedra a sentenziare: ah no, ma questo non andava bene, ah no, ma quell'altro doveva essere espresso in un altro. Sì, grazie, tu lo puoi dire perché sono passati 50-60 anni. La teologia ha fatto dei passi avanti, abbiamo fatto le scoperte nuove, adesso abbiamo il computer, adesso abbiamo tutti gli strumenti che possono entrare. Ah, quello a tempo, mica c'erano, eh. Mica avevano tutta la possibilità di conoscere, di scrivere, di interfacciarsi, di sentirsi, cioè era tutto molto più complesso. E quindi è chiaro, risente del suo tempo, come quello che scrivo io oggi risente del mio tempo. Ma questo è normale. Ma che ragionamenti sono andare a dire adesso: ah sì, però loro hanno fatto quello che era meglio fare per loro in quel momento lì, quello che le loro intelligenze hanno visto in quel momento, e che il Papa, i papi, hanno poi sottoscritto. Perché questo non va dimenticato. Non è che i documenti del Concilio sono usciti così, come esce il pane dal forno al mattino dalla panettiera. Una volta stati scritti, sono stati sottoposti ai pontefici e i pontefici li hanno firmati. Hanno detto: sì, va bene. Cioè, voglio dire, non dimentichiamoci l'incipiti di questo testo, eh? Paolo Vescovo comincia così: Paolo Vescovo, servo dei servi di Dio, unitamente ai padri del Sacro Concilio a perpetua memoria. Costituzione sulla Sacra Liturgia e Sacrosanto un Concilio. Oh, ma stiamo scherzando? Qui è il Papa in persona che mette in gioco la sua autorità di Sommo Pontefice, unitamente ai padri del Sacro Concilio, tutti vescovi. No, arriviamo noi. Arriviamo noi, che magari non siamo neanche teologi,
a fare le quisquiglie su ma qui avrebbe dovuto dire in questo modo, ma qui è troppo in quest'altro, ma qui emerge che hanno voluto far stare dentro tutto, non sono riusciti a far stare dentro niente. A me verrebbe da dire, senti, scrivili tu. Scrivili tu. Visto che sei così intelligente, sei così bravo e sei così professore, sei così non so cosa, scrivili tu. Scrivilo tu, vediamo cosa sai scrivere. Perché poi vedrai che quando tu li avrai scritti, salterà su altre 5 persone che diranno ma che robe, ma qui sei stato impreciso, ma qui potevi essere più ampliato, ma qui hai approfondito poco, ma qui perché non hai fatto così, ma qui perché non hai fatto cosà. È normale, è normale. Prendiamo tutto ciò che di bene, di buono e di bello, il Papa, unitamente ai padri del Santo Concilio, che sono tutti vescovi, hanno messo nero su bianco per noi. Che peraltro, come stiamo vedendo, noi ancora non viviamo. Non abbiamo ancora applicato il Concilio. Quantomeno il Sacrosanto Concilio, in tante sue parti, non è ancora stata applicata. È stata abusata, è stata travisata ed è stata anche tradita. Ma non applicata fino in fondo, come stiamo leggendo. Bene, ci fermiamo qui. Domani vedremo un'altra sezione che si chiama progressivo adattamento liturgico. Ecco, vedremo che cosa ci dice. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.